Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX di lunedì 29 giugno. Allora, oggi è una delle rare volte in cui si può scegliere abbastanza a piacere, diciamo, da dove può essere partito il supposto decimo T-3 oppure il secondo T-3, perché anche in questo caso possiamo andare a, diciamo, per ora soltanto valutare dove c'è stata la partenza e fino alla chiusura di stasera, probabilmente o forse un pochino prima, non potremmo dire esattamente come su FTSE MIB se siamo sul nono T-3, decimo T-3 e sta partendo l'undicesimo T-3, oppure cosa sta succedendo, oppure se da qua è partito, da questo minimo qua, un nuovo T-3. Di una nuova struttura però, quindi il secondo T settimanale del TP1 in essere. E questa è una cosa decisamente interessante, per cui la prima cosa è andare a caccia per capire a che punto siamo arrivati. Come faremo a saperlo per poi valutare come muoverci? Allora, prima di tutto, vedremo che spinta avrà a livello di volumi il massimo che andremo a fare in concomitanza del primo T-5, che stiamo andando a chiudere perché siamo a 1, 2, 3, 4 candele. Ok? In base a quello avremo probabilmente uno swing di massimo e uno swing di minimo. Con quelli valuteremo da farsi in base al movimento che faremo. Per cui già con tutti questi elementi noi abbiamo la solita possibilità di programmare un trade che se non partirà verrà annullato e quindi non ci farà perdere un centesimo e se non partirà ci darà la possibilità di valutare il trade opposto. La nostra ciclica evoluta è come l'acqua. Noi abbiamo i tempi, sappiamo che da questo massimo per ora siamo arrivati a 19 bar, che potremmo già andare a chiudere tranquillamente su DAX a 22 e che quindi mancano 3 quarti d'ora più la chiusura di questa candela più 6 minuti per andare a capire dove arriveremo e in base a quello, in base alla creazione di uno swing, operare. Siamo fluidi, ci adattiamo noi al mercato, non pensiamo che il mercato segua la ciclica evoluta. La ciclica evoluta è come si dice, è una tecnica che si adatta al mercato, non viceversa. Chi ha fatto in passato errori con la ciclica pensava che il mercato si piegasse alla sua interpretazione della ciclica, ma il problema è che, come vedete qui, in questo caso, l'interpretazione può essere differente, può essere diversa. In tutti e due i casi c'è la possibilità che effettivamente il ciclo sia partito qui e che sia terminato qui, oppure che sia partito qui o terminato qui. Tutte le regole vengono rispettate. Per cui cosa facciamo? Tiriamo dei dadi e capiamo che cosa è successo oppure ci mettiamo d'accordo? La ciclica è interpretabile esattamente come l'è voluta e sta a noi, come analisti quantitativi, fare il lavoro di interpretarla, di capire le cose. Perché viceversa, il mercato non ci aspetta. Stante ciò, come detto, vediamo se si tornerà sotto questo minimo in un tempo ragionevole e successivamente eventualmente sotto questo. Viceversa, da qui partenza di secondo T, appartenente, come detto anche nell'analisi sul FTSE MIB, al precedente, anzi all'attuale T più 1 che potrebbe aver chiuso il primo T settimanale appunto qui. E noi stiamo andando a cercare di raggiungere, esattamente come dall'altra parte, lo 0,38% di retracciamento di Fibonacci ed anche il livello dell'Akumo qua e della media mobile a 50 periodi. Stiamo provando a spingere verso l'alto.
In base alla spinta che avremo, capiremo se ci conviene metterci long o short, e in base ovviamente ai livelli di algoritmo, chiedo soltanto alle persone che hanno deciso di investire in formazione e di fare parte di un gruppo di persone che vuole massimizzare i propri profitti da trading. A cosa di aspettare dei giorni prima di muoversi? Perché ci sono giorni in cui il pescatore rimane in posizione con la sua canna in mano e non pesca niente. Ci sono giorni in cui invece butta 3 volte la lenza in acqua e 3 volte tira su dei margini. Noi dobbiamo avere questa pazienza, quella del pescatore che porta a casa i margini. Direi che questo è tutto. Come detto, l'uncinamento qui l'abbiamo fatto per la chiusura del quarto timone traverso, che per ora appunto è arrivato a 19 candele sul minimo 22, quindi probabili, possibili aggiornamenti dei massimi e di questo massimo a 12.180 nelle prossime candele. Successivamente vedremo il movimento, vedremo lo swing creato e ci muoveremo di conseguenza. Vedremo i livelli dell'algoritmo. Noi li pianifichiamo in anticipo i trade, non proviamo a fare le cose. Come detto, facciamo trading, non stiamo giocando d'azzardo o provando a guadagnare dei soldi facili e percentuali facili. Questo è il compito dell'analista quantitativo e del trader. Se l'analisi vi è piaciuta, pacca sulla spalla e splendida giornata a tutti. Io ho già deciso che la mia sarà così.